caos su Sanremo 2025. Fiocca il 2 di picche clamoroso dall'amatissimo conduttore. Scoppia una nuova controversia in Rai. L'attesissima kermesse di Sanremo 2024 è terminata da pochi giorni e ha segnato la fine di un ciclo glorioso per il conduttore Amadeus, giunto alla sua ultima tornata al timone della rassegna musicale. Il mattatore emiliano ha infatti coronato un quinquennio di ascolti record sul palco dell'Ariston, e si appresta a cedere il testimone ad un altro celebre collega. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati in rete i rumors circa i potenziali eredi di Amadeus, e tra i nomi più gettonati sono comparsi anche Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e persino Carlo Conti. Uno di essi, però, considerato il favorito dai piani alti di Viale Mazzini, avrebbe seccamente respinto l'offerta, adducendo peraltro una motivazione eclatante. Sanremo 2025. Il rifiuto secco del conduttore spiazza i vertici Rai. Mercoledì 28 febbraio la pubblica emittente ha scelto di inserire in palinsesto un appuntamento televisivo dedicato ai 70 di attività della televisione di Stato, ribattezzandolo opportunamente, la TV fa 70. Alla guida dell'evento celebrativo, un emozionato Massimo Giletti, che ha accolto in studio un'ampia rassegna di protagonisti del piccolo schermo. Non poteva certo mancare Carlo Conti, pilastro della scuderia Rai e anchorman di ben 3 Festival di Sanremo, precisamente dal 2015 al 2017, tutte edizioni che hanno raccolto ascolti ragguardevoli. Per tale ragione, il padrone di casa ha interpellato maliziosamente l'ospite in merito al suo possibile subentro al collega Amadeus. Ma l'abbronzatissimo conduttore si è schermito. Io ne ho fatti 3, belli e tranquilli. Tu, quanti ne hai fatti? Nessuno? E allora, no, ho già dato e ci siamo divertiti. Carlo Conti ha poi rivolto un consiglio ambiguo ai dirigenti Rai. Chi cerca, trova. Carlo Conti bidona il Festival di Sanremo 2025, dunque, è confermato. Carlo Conti avrebbe ricevuto una proposta ufficiale dai vertici Rai, ma avrebbe declinato l'offerta senza rimpianti. Lo ha confermato anche Fiorello nel corso del suo programma mattutino, Viva Rai 2, nel quale si disquisiva da giorni in merito all'identità del potenziale sostituto di Amadeus. Certamente, raccogliere il lascito di quest'ultimo si profila come un compito assai coraggioso, considerando che il conduttore ha battuto persino gli ascolti effettuati in passato dall'iconico Pippo Baudo. Chi accetterà la sfida?